Si scaldano i motori, c'è chi preferisce però una volata tirata molto lunga, c'è chi tra una riserva e un'altra aspetta la fine dei tempi supplementari per decidere. Ho utilizzato questo linguaggio sportivo per introdurre il personaggio che oggi ci terrà compagnia per la striscia quotidiana di Tutto in 10 minuti. È Massimo Prado, un passato molto recente di consigliere alla provincia regionale di Siracusa, ma prima ancora un passato come consigliere comunale e anche come assessore. Massimo, che fino a qualche mese fa è stato anche il segretario di Impegno per Noto, da qualche tempo, dopo aver deciso di chiudere quell'esperienza politica, ha creato un nuovo gruppo, un movimento che è stato già ufficializzato, ma che lo sarà ancora di più nei confronti delle città fra qualche giorno, quando sarà presentato il programma. Diciamo, Massimo ha creato, ha fondato un nuovo movimento, proprio Netini in Movimento, con lo spirito del precedente movimento che poi vuole avere come grande punto di riferimento la città di Noto e i cittadini. Ben trovato Massimo, in poche battute ho riassunto la tua lunga storia politica, ma i minuti sono quelli che sono. Io partirei subito con questa domanda. Sei stato tra i primi a schierarti, a scendere in campo, a dire io ci sarò e ci sarò con questo movimento. Come nasce l'idea di un nuovo movimento? E come nasce? Dopo l'esperienza avuta 5 anni fa con la candidatura di Corrado Bonfanti, e durante quest'arco di legislatura siamo resi conto che non c'era più la sintonia che c'era agli inizi di questa avventura, per cui abbiamo deciso di metterci da parte e ricostituire nuovamente quel gruppo di gente per bene, entusiasta di mettersi a servizio della città, e abbiamo deciso pochi giorni fa di creare un altro movimento cittadino, appunto Netini in Movimento. Per dovere di chiarezza, del gruppo che fondò insieme a me, principalmente insieme a me, Impegno per Noto, sono venuti meno soltanto 3 persone che hanno deciso di rimanere al fianco di Corrado Bonfanti, mentre tutto il resto del gruppo ha preferito immedesimarsi in una nuova avventura, e da qui la nascita di questo movimento. Questo movimento nasce perché dobbiamo riprovare a imporci in città per mettere in atto quel nostro grande desiderio, che è quello di tutelare principalmente la vita, la quotidianità del cittadino. Perché in questi anni ci accorgiamo che la nostra città è in preda a un'overdose di pseudocultura. Non si parla d'altro, si parla tutti gli argomenti, tutte le discipline, tutte le problematiche di questa città passano, gioco forza, dal settore cultura. Quindi è una cultura che oramai, ripeto, è in overdose. Si sa, la parola overdose è sintomatica di qualcosa di troppo, qualcosa che poi alla lunga fa male. E abbiamo fatto un manifesto politico che mette al primo punto la qualità della vita dei cittadini netini. E io metterei in secondo piano il turista in questo momento, perché con questa decisione di volare alto, hanno purtroppo fatto lo stesso errore della passata amministrazione. Questo volare alto, ho detto più volte, che non ti dà la possibilità di vedere quello che hai sotto, quello che sta sotto i piedi, per cui vengono trascurate tante, ma tante di quelle cose che potrebbero innanzitutto dare la possibilità ai cittadini di vivere in una città più a misura d'uomo, con i servizi indispensabili che ti consentono di poter dire quotidianamente che bella è la nostra città.
per tutti, porto un esempio. Poco fa ho ricevuto un messaggio nel gruppo di WhatsApp dove un mio amico aderente al gruppo ha comunicato testualmente: mi vergogno di essere netino, e ha raccontato l'episodio che ha portato a questa gravissima affermazione. Ieri è andato allo stadio comunale di Viangelo Gavarra ad assistere alla partita del proprio figliolo. Ci è andato lui, sua moglie e i nonni del figliolo. Pensavano di poter accedere tranquillamente, come in ogni paese civile, nella tribuna dove vanno allocati gli spettatori, e gli è stato impedito perché la tribuna è inagibile. Cioè, i più elementari servizi, le più elementari cose da noi sono diventate oramai una chimera. Cioè, questo è un esempio. Ti chiedo scusa, Massimo. Potevi anche evitare di dire lo stadio di via Angelo Gavarra, perché il Palatucci non è... E lì voleva arrivare, La nostra città non ha mai, dico mai a memoria d'uomo, io sono un uomo di sport, non ha mai a memoria d'uomo registrato uno stato di degrado come quello attuale degli impianti sportivi. Se oggi una nostra figliola decidesse di andare a fare una partita di pallavolo, una partita di basket, a Noto, culla della cultura, dove vengono presentati 854.000 libri, dove vengono fatti 714.000 convegni, dove vengono acquistati 5.000 euro di libri di uno scrittore tal dei tali, con i soldi pubblici, 280 copie di libri, non si riesce ad assicurare un luogo degno dove poter far fare sport ai nostri figli. Non c'è una sola struttura degna di questo nome, ed è vergognoso semplicemente. Ma non parlo solo di questi. Nel nostro slogan è prima netini, e mi riferisco a tante e tanti episodi che si sono verificati nell'arco di questi anni. Porto un altro esempio. Lo scorso settembre sono stato invitato da questi ragazzi, le cosiddette giovani voci netine, che ebbi il grande merito, fra virgolette, di lanciarli sulla scena, perché quando il comune negò loro la possibilità di esibirsi, all'epoca riuscì a farli finanziare dalla provincia per fargli fare una serata in quello che ora è il teatro d'estate, dove vengono svolte le manifestazioni. Ebbene, questi ragazzi sono stati sistemati nel programma della Costa Netino a settembre, quindi i figli della nostra città sono venuti dopo quelle manifestazioni, che hanno registrato anche la presenza di 10-12 persone come pubblico. Questo non dovrà più succedere. Prima i netini, prima i nostri figli hanno il diritto, perché la città è loro, la città non è del turista, neanche di quelle manifestazioni svolte nella nostra città da parte dei siracusani, dei catanesi, dei palermitani. Prima i netini. Un'altra manifestazione stupenda, il 14 settembre, la mattina aveva piovuto, la sera siamo andati là, io ho onorato l'invito della scuola Ada Ballet, che ha visto l'esibizione di professionisti della danza, alcuni anche stranieri. La manifestazione è stata fatta il 14 settembre, morivamo dal freddo, eravamo 70-80 persone, mi sono vergognato. Anche perché quelle grandi professionalità si sono resi conto di come la nostra città, la culla della cultura, le aveva trattate. Quindi quella era una manifestazione da fare a luglio o ad agosto. Ma tanti sono gli esempi. E quando dico di assicurare la qualità della vita, non posso assolutamente accettare che la nostra villa comunale sia lasciata in così tale degrado. Quanti vecchietti sono inciampati, di si è fratturato il femore, e quante denunce hanno fatto anche l'amministrazione. Quando c'è stata la festa di San Corrado, le bancarelle sono state sistemate lungo tutto il percorso che delimita la villa, ma camminare, vedevo le signore con le scarpe coi tacchi, era un dramma. E quello è il biglietto da visita della nostra città. Tutti i pullman e i turisti che arrivano lì. La villa in questo momento è una casba. Quindi, quando dico prima i netini, parlo prima della qualità della vita dei netini. Dopo viene il turista, perché la città è nostra, prima ce la dobbiamo godere noi. Dopo significa attenzionare l'accoglienza, che poi che accoglienza è quando tu arrivi alla villa e ti trovi uno spettacolo del genere? La gente sicuramente non porterà con sé un buon ricordo. Per cui il prima i netini deve essere uno slogan che deve essere
la stella cometa che ci deve guidare per amministrare questa situazione. Massimo, siamo alla fine, sono già trascorsi abbondantemente 10 minuti, ma ti voglio fare una domanda e ti prego, voglio anche una risposta. Movimento che si alleerà con altri, movimento che correrà da solo, movimento che potrà confluire o aspetta anche l'ingresso di altre persone, ma soprattutto movimento che potrà esprimere un candidato a sindaco? Guarda, questo è un periodo in cui tutti parliamo con tutti. È un periodo in cui si stanno formando dei gruppi civici, dei movimenti cittadini. Vedo che molti come me stanno contattando gli amici, le persone, stanno esprimendo loro qual è il loro progetto di città. Non escludo nulla, non escludo che ci si possa alleare con altri movimenti civici. Una cosa sono certo: insieme a me ci dovrà essere solo ed esclusivamente gente per me. Mi accontento mettermi da parte, ma non fare mai accordi con chi ritengo non degno di poter amministrare questa città. Quindi questo è una condizio sine qua non che ci porterà a stare attenti alle alleanze che faremo. Potremmo anche correre da soli, potrebbe anche il movimento esprimere una candidatura a sindaco, ma dico, oggi è prematuro, oggi stiamo lavorando per creare un programma elettorale da mettere sul tavolo e da far valutare ai nostri concittadini. Grazie a Massimo Prado, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.